dove stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città. It's all the way you look at me. Oh, it's all the only one I see. This is very, very extraordinary. You see there more than everyone that you ever know. It's all the just a game for two. Love is all the just a game for two. Two. Buongiorno, 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 buon mercoledì, buongiorno amici di Barletta Vest. Ecco qua, boh, vediamo, allora, abbiamo avuto una segnalazione da tantissimi genitori, che pare che hanno trovato dei ratti in questa scuola. Io ora faccio un sopralluogo dall'esterno, perché non è che ci possiamo entrare dentro, ma vediamo. Dai. Allora, innanzitutto, vedete, questa è la scuola. Allora, io non vedo sporco in questo atrio. Ma purtroppo, quello che dico io, ragazzi, purtroppo ci può scappare il topo, il topolino, perché siamo a ridosso da questa. Vedete, questa sta qua. È normale che qualche topo attraversato e ci sarà sicuramente è entrato nella scuola, ci può stare, perché noi siamo andati a parlare negli organi della Barsa e hanno detto che hanno messo anche delle trappole. Purtroppo i ratti ce ne sono, quanti ne volete ce ne sono, però salvaguardare i bambini è la prima cosa da fare. Una bella disinfettazione ci vorrebbe, ma una bella disinfettazione. E io penso che è dovuto e è anche un dovere. Purtroppo amici, queste sono situazioni un po' particolari, perché non sai come dire la cosa, perché sono molto molto particolari e molto delicate queste cose, perché io penso che nella scuola sia tutto pulito, perché io faccio anche qui il collaboratore scolastico e la scuola deve dare sempre di pulito, ma purtroppo, ripeto, i ratti ce ne sono quando ne volete, ma quando ne volete ce ne sono di ratti, di topi. Allora, se è stato visto quello che vogliono i genitori e anche chi ci lavora, penso, una bella disinfettazione,
perché è importante una bella disinfettazione per avere maggior sicurezza. Quello chiedono i genitori, punto. Non è che chiedono chissà che cosa. Ripeto, purtroppo questa è anche una conseguenza di tutta l'immondizia che si butta per le strade. Questa è anche una grande conseguenza di tutto lo schifo che si lascia per la strada. Noi ci riempiremo di tupi se non ci rendiamo conto che non dobbiamo fare più quelle porcate di buttare immondizie, mangiare e tutto. Questa è la verità, purtroppo è la verità. Io ripeto, mi vorrei esprimere diversamente, ma ho parlato con quello della Barsa, perché hanno detto: Lello, abbiamo fatto quello che c'è da fare, però una bella disinfettazione ci vuole, e quella penso che la faranno, perché non costa nulla a fare questa disinfettazione. Però ripeto, la maggior parte dei problemi siamo noi che lasciamo sempre immondizia dappertutto, ed è logico che l'immondizia porta topi, la sporcizia porta animali, quello è. Non possiamo prenderci con il sindaco, con le amministrazioni, con la Barsa, siamo noi che dobbiamo capire che dobbiamo essere più puliti. Ce ne sono tantissimi, tantissimi luoghi dove regna la sporcizia che buttiamo noi, i cittadini, ed è logico che poi lì nascono topi, animali di ogni genere, scarafaggi d'estate. E allora di che cosa stiamo parlando? Va bene, buongiorno. Buongiorno, buongiornissimo. Un buongiorno, un buon mercoledì a tutti gli interisti. Ragazzi, avete fatto una grandissima partita al primo tempo. O secondo tempo, ma hai dicevo Osun. Purtroppo in Champions così si sono viste anche le semifinali che vincevano e poi è stato il ribaltone. La Champions è così, ragazzi, la Champions, e voglio a voi a dire, mo, al di là dello sfottoio della cosa, ieri l'Inter il primo tempo ha strameritato, poi il secondo tempo c'è stato il calo fisico, il calo di tutto, ed è successo quello che è successo. Va bene, ciao! Va bene. Voglio salutare la Rossa, la signora Rossa. Ieri ci siamo sfottuti nella pescheria Leone, la cugina dei Leoni. Un saluto a Ruggero, un saluto a tutti gli amici di Barletta Veste, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza. Buongiorno Barletta, un saluto a Frate Mantoni, buona giornata. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.